Il simbolo di Roma. Oggigiorno si è soliti rapportarsi a Roma come a una mera città turistica, le cui rovine e monumenti non rappresentano nient'altro se non un'occasione per farsi immortalare in una foto ricordo mentre si è in vacanza. Complice di questa attitudine errata, oltre alla superficialità della gente, troppo indaffarata per guardare oltre le contingenze e il quotidiano, gli stessi storici contemporanei che, fedeli come sono allo scientismo, pretendono di insegnarci ciò che trascende l'approccio empirico. Eccoli allora attribuire la grandezza di una volta della Roma imperiale alla fortuna o all'addestramento militare, senza riconoscere le motivazioni spirituali profonde e l'idea universale di cui si fece interprete. Nell'antico impero romano essi vedono solo la vastità territoriale, non l'ideale che dominava queste terre. Loro guardano al passato per le speculazioni intellettualoidi fine a se stesse e per i potenziali fini pratici nel presente, possibilmente commerciali, mentre a noi ci interessa il tempo trascorso fin quanto c'è su di lui il riflesso dell'Eterno. Come scrive Plutarco, Roma non avrebbe potuto assurgere a tanta potenza se non avesse avuto in qualche modo origine divina tale da offrire agli occhi degli uomini qualcosa di grande e inesplicabile. È per questo che noi abbiamo sempre parlato di usurpazione da parte del cattolicesimo, della Chiesa Cattolica, che si è inserita in una spiritualità intrinseca alla romanità, acquisendone indirettamente la spiritualità. Esattamente, è stata la rapina dell'impero dall'interno. Oh, questo è un concetto che noi dobbiamo più volte ripetere tra di noi. Perché è vero, questa sostituzione al momento della crisi dell'impero romano di Occidente è avvenuto gradualmente, ma se noi lo vediamo nell'ottica della concretezza storica, vediamo che mentre, come una moviola accelerata. Esattamente, bravo. Mentre le popolazioni di tutto il mondo, soprattutto le popolazioni mediterranee, venivano a Roma a chiedere giustizia, queste popolazioni che non parlavano la lingua, che erano ignoranti e mica erano tutti acculturati, no? Anzi, il contrario, non si sono accorti della sostituzione. Nel momento in cui non c'era più l'impero, non c'era più la figura fisica dell'imperatore, che intanto si era trasferito a Milano, poi si era trasferito a Ravenna, non a caso, a Roma era rimasto soltanto una persona vestita di bianco. E questo qui esercitava il potere a nome di una religione che non era la religione romana. Ma questi non se ne accorgevano, queste cose le dobbiamo dire, noi dobbiamo inserire è il fatto concreto. È il processo mentale del cetriolo, che ti ritrovi in quel posto senza nemmeno sapere tutto intero, perché te l'hanno messo un pezzettino di millimetro all'anno. Esattamente, esattamente. Questo è il concetto di base su cui noi ci dobbiamo soffermare. Non è il cattolicismo e la Chiesa Cattolica spirituale in se stesso, ma è la sovrapposizione del cristianesimo alla romanità che acquista una valenza spirituale. A quell'insieme dei valori che aggregavano il popolo in un unicum. Esattamente. Unendo le classi sociali in un'unica sensazione e sentore diciamo generalizzato. E quindi era quello che faceva forte il popolo romano. Diversamente dall'attuale Unione Europea fondata sull'ideale materiale dell'interdipendenza economica dei popoli e sull'ideologia dell'individualismo assoluto di cui la Dichiarazione dei diritti dell'uomo è il manifesto, la Roma imperiale incarnò la spiritualità ardente e virile, portatrice di luce, rappresentata dai valori di ordine, eroismo, virilità, volontà, gerarchia, aristocrazia e impero. Roma, prima ancora di vincere la piccola militare guerra santa, si era proposta di vincere la grande guerra santa, tracciando un modello di uomo e di Stato fondati su principi di ordine superiore, quali onore e fedeltà. Roma era fondata sulla parola data, Rutilio Sermonti. Alla stregua di un atleta che può avere i muscoli più definiti che vuole
e che non sarà mai in grado di vincere se dentro di sé non arde innanzitutto di una volontà positiva virile e sana di superarsi, allo stesso modo le ben addestrate legioni romane sarebbero servite a ben poco senza un ideale sacro a monte delle loro campagne militari di cui farsi messaggeri. Il 21 aprile si festeggia il Natale di Roma, occasione ulteriore per meditare sul mito di Roma, forza formatrice della realtà che si palesa in gesta, avvenimenti ed anche istituzioni, le quali per tale via assumono un significato simbolico, come scrive Julius Evola. E questo è un articolo di Nico Di Ferro.